Merisi Ferruccio, giusto? Sì, buongiorno. In realtà io farò soltanto una breve introduzione per lasciare presto la parola a Claudia Contin, che oltre che essere l'Arlecchino che conosciamo con tutti i colori e gli spigoli al posto giusto, è anche un buon architetto. La mia breve introduzione sono tre semplici immagini. La prima è una dichiarazione di parzialità, non certo in senso politico. Noi siamo produttori professionali di teatro, e cioè siamo dedicati ad un'arte assembleare, perciò la nostra bussola è orientata verso l'idea di comunità. La seconda immagine semplice è una preoccupazione ideale, si parla tanto di rete, di condivisione, e proprio questa mattina in un talk show importante del Mattino Presto il direttore di un quotidiano romano ha detto sì, va tutto bene, condivisione e rete, ma ci vuole ordine. E ho pensato, eccola là, la parola ambigua finalmente salta fuori, insieme alle disperazioni e alle incazzature degli amministratori che fanno fatica a digerire la complessità. E siamo anche qua di parte contro un ordine che sia diretto, contro un ordine che venga, che sia una relazione con un centro. Siamo per un ordine di interdipendenze. Ultima immagine, un augurio. Pordenone ha sempre avuto nella sua autocoscienza fino a pochissimo tempo fa la sensazione non solo di essere una città fortunata, come è stato ricordato poc'anzi, ma anche di essere fortunatamente sempre un possibile laboratorio pilota di esperimenti all'avanguardia, fondato su un DNA fortunato che produceva piccole o grandi avanguardie. Questa cosa si è un po' appannata e l'augurio è che l'urbanistica contribuisca a disappannarla, se non altro funzionando come la genuflessione di Pascal, che diceva: quando non hai fede, inginocchiati che qualcosa torna. Io dico: quando non hai più la fortuna o la speranza di essere un laboratorio, fai qualcosa per esserlo e il laboratorio tornerà. Dunque, il tentativo è di fare di dare alcune idee su come si può ottimizzare l'inclusione della cultura in un tessuto urbano. Spesso è difficile pensare alla cultura come elemento che si insedi con infrastrutture nel territorio, invece non è vero. Se ci pensiamo agli investimenti enormi che sono stati fatti a Pordenone dagli enti pubblici sui luoghi per la cultura. Solo che sono stati fatti soprattutto in due punti della città, nel centro e a Torre. Sto parlando di investimenti di proprietà del comune o della provincia o della regione. Qui invece abbiamo la città un pochino più allargata con una proposta di città policentrica, cioè il centro non dovrebbe essere l'unico punto che attira tutta la cultura, perché non ce la fa, tra l'altro. Cioè, i grandi eventi possono essere fatti una volta ogni tanto, ma non puoi con Pordenone Legge tutti i giorni affrontare un arrivo in massa di questi tipi. Lo puoi fare per alcuni momenti. Allora, però invece una città ha bisogno di cultura tutti i giorni, cioè di frequenza. Abbiamo sentito parlare di giovani che hanno bisogno di incontrarsi, di scambiare idee tutti i giorni, non soltanto durante i grandi eventi che servono da lancio e da guida. E se torniamo un attimo indietro sulla prima, tanto sono solo cinque, vediamo che l'area del centro storico la conosciamo tutti, abbiamo il Verdi, abbiamo la biblioteca, abbiamo l'auditorium della regione, abbiamo tutti i palazzi che conoscete. Nella zona Torre abbiamo altri investimenti come il castello di Torre, la barchessa che contiene PN Box, abbiamo l'immaginario scientifico, cioè tutte cose di proprietà del comune che sono state avviate, e c'è anche un maquillage molto forte. Un maquillage molto forte di questi centri, cioè il centro, come abbiamo visto prima, ha le sue pavimentazioni, le sue strutturazioni, e anche Torre ha una bella piazza, è stato investito molto. Ci sono però altre aree su cui insiste delle potenzialità di attivazione culturale, aree a potenzialità culturale
che non sono solo pubbliche, ma che si attivano su iniziative private. E sono l'area del Concordia, dove intorno all'auditorium Concordia, che è provinciale, si sviluppano altre attività, come per esempio c'è un'inclusione all'interno del Parco Valentino di una compagnia teatrale che fa anche molta didattica per bambini, arti e mestieri. Non occorre fare i nomi, non sono qui per fare elogio delle associazioni, sono solo degli esempi, perché non ho potuto neanche metterlo tutte. E abbiamo la Galleria Sagittaria, che sono altri due poli centri che possono supportare l'attività del centro, e l'area Don Bosco, dove abbiamo l'altro teatro della città, perché ne abbiamo quattro in città, ed è bene che siano quattro, perché in una città avere un unico teatro significa essere un po' poveri, no? Invece avere città, teatri di più capienze significa essere una città a cultura allargata. Abbiamo, un attimo indietro perché tanto sono solo cinque, l'area del Don Bosco, dove intorno al teatro insistono anche Cinema Zero nella stessa area e il gruppo Farandola, Arti del Mosaico, cioè ci sono diverse attività che possono identificare dei poli. L'ultimo che si sta sviluppando negli ultimi anni è Borgo Meduna, dove abbiamo l'altro teatrino, che è parrocchiale però è sufficientemente grande ed è molto frequentato da tantissime attività, e viene aperto, non è così chiuso come un teatro privato. Abbiamo il Giordani, abbiamo due scuole, una scuola di teatro con produzione di teatro, che è la scuola sperimentale dell'attore, vicina a una scuola di danza, che si stanno sviluppando in capannoni in affitto, come è stato previsto prima, che sono stati riutilizzati invece che per artigianato per attività culturali. E questa è l'area di Torre, dove, che abbiamo già spiegato prima. E torniamo un attimo a quella prima di Borgo Meduna. E abbiamo anche il Giardino del Sorpreso, cioè è un'area molto vasta in cui si stanno concentrando delle attività culturali. Ora, perché queste tre aree in più che funzionino veramente, ci vorrebbe un intervento urbanistico, non un intervento di finanziamento. Ci siamo? 9 secondi. 9 secondi. Ecco, non un intervento di finanziamento, ma un intervento di agevolazione. Per quanto riguarda Borgo Meduna, serve un cambio di destinazione d'uso, perché all'interno di Borgo Meduna non c'è un bar, non c'è un ristorante, non c'è un servizio terziario di ristorazione per chi va a fruire queste cose. Invece su nel Don Bosco manca possibilità di fermarsi, cioè c'è solo il parcheggio interno al Don Bosco, ma c'è una via di grande percorrenza, tu se vuoi andare lì a volte non ci vai perché non sai come dove lasciare. C'è via Oberan, sì, però non sono a percorrenza facile, capite? Cioè non è come il centro, che tu vieni e vivi la zona, tu devi parcheggiare e attraversi continuamente strade in cui non vivi la città. Quindi un ripensamento per trasformare anche dei luoghi, non soltanto degli appuntamenti, dei piccoli punti, ecco, questa è la proposta.